espanderà e gli altri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Nonostante la situazione che stiamo vivendo a livello mondiale, il Signore ci ha dato in questi giorni di poterci incontrare, di poter stare qui, di poter stare con Lui e insieme. Stare insieme nel Suo nome, penso che non ci sia qualcosa di pari che possa darci il senso dell'esistenza come persone, uomini, donne, ma soprattutto come fraternità, comunità, come Chiesa. Stare insieme. Abbiamo bisogno di stare insieme. D'altronde io vivo in fraternità, per cui non posso dirvi qualcosa di diverso. Oggi ho proprio il senso di farvi una testimonianza. Per quale motivo? Perché quando ho accolto la proposta di venire qui a celebrare all'inizio della nostra assemblea, mi sono detto, come al solito, che cosa vado a dire? Io che della comunità, sì è vero, mi sono riavvicinato da quando sono a Cortona, ma una cosa è essere vicini, un'altra cosa è poterla vivere come mi capitava a vecchi tempi, quando eravamo proprio agli inizi. Eravamo negli anni 86-92. Che bello che era quel tempo! Ma non posso assolutamente dire che questo tempo è meno bello di quello. Assolutamente no. Anzi, la comunità ha camminato tantissimo, si è allargata, ha tanti membri in più, ma non mi preoccupa neanche il numero. Chiedo al Signore che, come dice la prima lettura di oggi, il suo giudizio sulla nostra comunità sia ricco di misericordia e soprattutto, guardandoci, il Signore abbia un occhio di straordinaria benevolenza, ci prenda ancora per mano e ci conduca lì dove vuole Lui. Perché il senso di una testimonianza? Beh, in parte mi è stato suggerito da questo bellissimo Vangelo, che so che tra le parole che il Signore ha dato come discernimento ai nostri generali ha proprio a che fare con il nostro momento che stiamo vivendo. Mi colpisce soprattutto questa parte finale. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Vino nuovo in otri nuovi. Io immediatamente, appena ho letto questo testo, appena ho letto il documento di preparazione a questo incontro, mi sono detto: Signore, una cosa è certa, Tu ci stai chiedendo, come forse già avvenuto tante volte nel nostro cammino comunitario, di avere un cuore così aperto perché noi possiamo riconoscere dove vuoi portarci e soprattutto come vuoi portarci. Come vuoi condurci? Ma che cosa è necessario perché questo accada? Una mentalità nuova. A me capita, non so a Perugia o in altre località, non so a Cortona se capita la stessa cosa,
Io so che dopo un po' di tempo, vi prego di guardare anche la storia per chi la conosce, per chi non la conosce, ve l'accenno io, la storia del nostro ordine di frati francescani. Che cosa è avvenuto nell'arco della nostra storia? Inevitabilmente, dopo 100 anni, ma forse anche meno, dalla morte del nostro fondatore, i frati hanno cominciato a rendersi conto che qualcosa non funzionava. E adesso, in effetti, alcuni si separavano per ritornare alle origini. All'inizio del 1500 è toccato a noi cappuccini, che siamo il terzo ramo dell'ordine francescano. E qual era il motivo? Perché l'ordine aveva perso il suo mordente, aveva perso la vitalità, faceva le stesse cose di prima, ma gli mancava una dimensione. Sapete quale? Noi cappuccini siamo conosciuti nella storia della Chiesa, ma soprattutto nella storia dell'ordine, come coloro che sono ritornati alla dimensione penitenziale, alla dimensione della riflessione sulla parola, la meditazione, l'orazione mentale, veniva chiamata così, e la gioia dell'annuncio del Vangelo. Bene, vi ho raccontato questo per dirvi che in questi ultimi anni sta succedendo ancora una volta la stessa cosa. Ci stiamo riverificando ancora. E vi dico che nell'ambito di tutti i cappuccini del mondo, negli ultimi 7-8 anni, il generale, ex generale, non l'attuale, che ha cominciato ad avere una visione importante sul nostro ordine, ha sentito il desiderio che alcune fraternità, in modo particolare, cominciassero questo ritorno alle origini. Le celle di Cortona, dove io da circa un anno e 9 mesi, 10 mesi, sono lì, è una di quelle fraternità. Che cosa abbiamo messo al primo posto? Forse è una cosa che a noi come comunità Magnificat ci sfugge un po'. Abbiamo messo l'orazione mentale. Pensate, abbiamo anticipato il momento della preghiera al mattino. Invece di cominciare alle 7:30 come facevamo prima dell'inizio di questo progetto chiamato Progetto San Lorenzo da Brindisi, ci si alzava un'ora abbastanza comoda. Abbiamo cominciato ad alzarci molto prima e la prima mezz'ora della preghiera la facciamo così, leggiamo il Vangelo del giorno, dopodiché facciamo mezz'ora di silenzio. Mezz'ora di silenzio. E dopo l'Eucaristia della sera facciamo mezz'ora di adorazione dell'Eucaristia in silenzio. Forse, tra le varie cose che mi sono state raccontate nel cammino della nostra comunità, ringraziando Dio abbiamo scoperto il bisogno di ridare importanza alla preghiera comunitaria. Anche lì, presa dai molti impegni, presi dai molti servizi, forse una dimensione che ha cominciato a languire è stata proprio la preghiera comunitaria. Ma io direi, perché non pensare all'importanza della preghiera personale? Qual è la differenza fra una persona, un fratello, una sorella che arriva alla preghiera comunitaria dopo aver dedicato quel quarto d'ora, 20 minuti di preghiera silenziosa, personale, e invece arrivare lì dopo l'affanno di tutta la giornata, quegli impegni che fanno parte della nostra vita, e non aver vissuto il momento dell'intimità personale con il Signore? Frequentemente nelle nostre fraternità, almeno una volta alla settimana, c'è l'adorazione, ma può bastare? Ecco, io il messaggio che ho sentito di volervi donare all'inizio di questa assemblea è proprio questo ritorno alle origini, lo dico con una parola che conosciamo bene, dell'innamoramento, dove il desiderio di stare con la persona amata
è così forte che se anche il tempo non ce l'hai, oggettivamente diciamo noi, non ce l'hai, lo trovi. Lo trovi. E voglio leggervi un piccolo brano che ho preso dal sito dei Cappuccini, dove così è scritto: finalmente, dopo un anno di cammino, ecco, vedete, siamo in cammino anche noi. E quale parte della Chiesa non è in cammino? Se noi ci fermassimo saremmo veramente perduti. Siamo in un cammino. E frequentemente, senza saperlo, quante volte mi è capitato, il mio ordine, la mia vita fraterna, faceva gli stessi passi del cammino nostro comunitario. Quante volte agli inizi mi chiedevano: Luigi, qualcuno di voi se lo ricorderà, ci parli di questo noviziato, com'è da te, ma quanto dura, che tipo di formazione fate? Proprio perché grazie a noi che ormai da più di 500 anni camminiamo, potessimo insieme avere qualcosa che ci aiutasse. Continuo a leggere questo breve trafiletto sul sito dei Cappuccini. Finalmente, dopo un anno di cammino, riusciamo ad offrirvi il nuovo volume, ecco il titolo: Ravviviamo la fiamma del nostro carisma, il progetto San Lorenzo da Brindisi dei frati minori Cappuccini. Ravviviamo la fiamma del nostro carisma. Credo che sia quello che vogliamo fare, credo che sia il nostro obiettivo, credo che sia ciò che il Signore ci ha messo nel cuore. Ora, noi da persone esperte, credo che un errore che abbiamo è il fatto di sentirci ormai abbastanza adulti nel cammino, di poter mettere abbastanza con una certa facilità dei passi nostri. È come se a volte la dimensione dell'intelligenza, della razionalità, ci portasse verso delle scelte forse anche importanti, ma forse non proprio quelle che vuole il Signore. Dove c'è troppa razionalità, a volte la dimensione spirituale non riusciamo a vederla. Facciamo cose buone, ci mancherebbe altro, ma una cosa è lasciarsi guidare dalla ragione, dalla tecnica, dall'ambito psicologico, pedagogico, un'altra cosa è lasciarsi guidare dallo Spirito del Signore. Ecco, io direi, senza fare ormai grandi discorsi, lasciamoci guidare dallo Spirito. Permettiamo che questo vino nuovo, che è Gesù, che è la gioia, veramente inotri nuovi che siamo noi, vogliamo essere noi, siamo stati chiamati ad essere noi, ci rinnovi, si sia capace di contenere Cristo, capaci di contenere la verità, la libertà, la gioia, per poi servire, evangelizzare, annunciare. Francesco d'Assisi diceva ai suoi frati: quando necessario anche con la parola. Non è necessaria la parola. Tutte le nostre catechesi non sono fondamentali. Basta che qualcuno ti guardi negli occhi. Basta che tu guardi qualcuno con quegli occhi che Dio ti dona. E qualcosa succede. Quante volte l'abbiamo sperimentato? Non basta. È importante che continuiamo a crescere, come nell'età, anche nella dimensione della relazione con lo Spirito, che è sempre nuova ed è sempre rivoluzionaria, ci porta sempre a porci tante domande, ma alla fine la dimensione dell'abbandono ha la vittoria più grande, ha la più vera dimensione che dovremmo accogliere e fare nostra. E allora permettiamo che la nostra quotidianità sia nella gioia. Verrebbe la voglia di dire, e io faccio pubblicità a quanto sto per dirvi: mangiamo, beviamo, soprattutto se si tratta dell'Eucaristia, non ci preoccupiamo troppo dei digiuni, quelli hanno sempre tempo per poterli essere vissuti, ma cerchiamo veramente quello spirito che ancora oggi, come allora, ha la stessa vitalità. E io dico, quando Dio compie qualcosa nella tua vita,
E quando vedi che lo compie nella dimensione comunitaria, nella dimensione ecclesiale, usate questa affermazione, fate la vostra. Io l'ho fatta mia da qualche anno. Le cose di Dio appartengono all'eternità. Ogni volta che noi vogliamo rivisitarle, non basta ricordarle, si rinnovano, un po' come nell'Eucaristia. Io non faccio soltanto memoria di quello che è successo. Ciò che è successo si realizza su questa mensa, così nella nostra vita, così la volta in cui siamo stati guardati con amore e siamo stati chiamati per nome. E allora ridiamo forza, ravviviamo questa fiamma che è la nostra vita e che è il rapporto con il Signore. Il resto, ne sono certo, verrà da sé. Troveremo le strade, troveremo le giuste misure e con gioia continuiamo ad essere capaci di trasmettere agli altri ciò che a volte anche a nostra insaputa Lui farà. Amen.